Si tratta di una manifestazione politica internazionale che da tantissimi anni si svolge a Pescara, quest'anno il 3 aprile si svolgerà. Vivi Città, come sempre grandissima la partecipazione, il Comune in prima fila. Si tratta di un evento molto importante, forse il primo evento importante della nuova stagione sportiva della città di Pescara, che vedrà poi tanti eventi che si susseguiranno fino al mese di ottobre e che si concluderanno poi con la Maratona d'Annunziana. È prevista una grande partecipazione di pubblico, noi ci aspettiamo che ci siano tante famiglie che domenica mattina partecipino a questa bella manifestazione, perché sono previsti anche eventi per i ragazzi. Chiediamo come al solito un po' di pazienza, perché qualche strada insomma sarà chiusa e quindi voglio dire i cittadini dovranno avere un minimo di tolleranza per questo evento, che però è un evento importante per la città. Tanti podisti vengono a Pescara proprio perché sono accolti, sono acclamati e vivono veramente un bel momento di gloria. Fra i tanti percorsi a livello europeo è uno dei più veloci. Il tracciato si compone di due giri di 6 km per un totale di 12 km in totale. Parte da Piazza Salotto, va in direzione sud su via Nicola Fabrizi, attraversiamo il ponte dell'Asse Attrezzato in senso inverso, riscendendo dall'altra parte del fiume e prendiamo il lungomare sud. Lungomare sud fino praticamente al porto turistico, poi ci sarà un giro di boa sul lungomare e si tornerà indietro, passando però questa volta sul ponte del mare, quindi sono due bellissimi passaggi. All'altezza di via Muzzi si torna verso l'interno per rientrare poi a Piazza Salotto. 6 chilometri il primo giro, chi fa la passeggiata si ferma, rientra a Piazza Salotto, chi invece fa la parte agonistica fa un altro giro e farà l'ingresso trionfale alla fine del secondo giro. Gare anche bambini che iniziano alle 9:30, mentre la gara assoluti e la passeggiata alle 10:30.